Grazie Presidente. Innanzitutto per dirle che accettiamo negli impegni la riformulazione che ha proposto il sottosegretario, però le chiediamo altresì di far votare per parti separate la nostra mozione, cioè premesse di impegni divisi. Ovvio che, e mi sembra scontato anche rispetto ai contenuti che noi abbiamo presentato nella nostra mozione, che io sia esattamente nella posizione contraria rispetto a quella di chi mi ha preceduto, perché io parto dalle parole di chi ha citato anche chi mi ha preceduto, il governatore della Banca d'Italia Visco, oggi dice una cosa molto semplice. Il governatore della Banca d'Italia dice che noi saremo in grado di rispettare i vincoli che ci ha imposto l'Unione Europea solo ed esclusivamente se questo Paese girerà intorno a un 3% di prodotto interno lordo. Così riuscirà a rispondere alla stabilizzazione dei vincoli di bilancio, così riuscirà a rispondere al rientro in parte del debito pubblico, cosa che noi dubitiamo ugualmente, ma la domanda è: oggi questo Paese fa il 3% di prodotto interno lordo? E la risposta è no. Questo paese vive una crisi gravissima che a volte, sentendo gli interventi rispetto a questo argomento qui in aula, pensiamo che qualcuno non si renda conto della situazione di disagio sociale ed economico che vivono i cittadini. Cittadini che non arrivano alla terza settimana, giovani che non trovano un posto di lavoro, cinquantenni in mobilità o cassi integrati che dopo la chiusura della loro azienda non riescono più a reinsediarsi nel mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Banche che non fanno credito, nonostante l'Europa gli presti i soldi con un tasso di interesse abbastanza basso, eccetera, eccetera. In tutto questo, il bilancio dello Stato, preso atto dei vincoli europei e cercando di rispettarli, o perlomeno tentando di rispettare il rapporto deficit-PIL, fin qui l'abbiamo sempre fatto, del limite del 3%, continua ad aumentare il proprio debito pubblico. E nonostante questo Paese non è in grado di sostenere né la crescita occupazionale, né tantomeno la conclamata domanda interna, per cui i consumi, per cui il nuovo giro economico, semplicisticamente il giro di soldi all'interno del paese, dell'economia interna, e questo è ovvio che provoca stagnazione, poi recessione e adesso una crisi sociale evidente. E allora noi non siamo qui a dire solo ed esclusivamente di chi è la responsabilità. Perché per noi un pezzo di quella responsabilità è innanzitutto di chi questo debito pubblico per la gran parte l'ha creata, di quella parte politica che ha rappresentato questo Paese, che viveva di politiche economiche, di scelte decisionali, facendo debito pubblico. E questo noi abbiamo ereditato, principalmente questo. Ma dopo non possiamo dirci che è stato il mercato globalizzato, che i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera. Perché posto che i tempi sono cambiati, e tutti mi sembra ce ne rendiamo perfettamente conto, la verità è che finché in Europa i vincoli, i trattati, i bilanci, le regole monetarie, di politica monetaria ed economica sono scritti da burocrati che non si rendono conto dello stato reale dell'economia, noi questa situazione non saremo in grado di cambiarla. E c'è un dato preciso, e torno alle parole del governatore della Banca d'Italia, che oggi questo Paese, non facendo 3% di prodotto interno lordo, non è in grado né di rispettare i vincoli imposti dall'Unione Europea, cioè l'abbassamento del debito pubblico, quindi per cui il fiscal compact, e probabilmente anche rispetto del limite del rapporto di deficit-PIL, ma non è soprattutto in grado di far ricrescere l'economia reale, per cui i consumi interni, di aiutare le aziende e di creare occupazione. Noi, mantenendo questi vincoli e questa impostazione, questo Paese è
arriva al default. Arriva al default iniziando dall'economia reale, perché questa è la situazione di disagio che c'è in questo paese. E non dire queste cose vuol dire mentire, non dire queste cose vuol dire non sapere che un giovane oggi non può trovare un'occupazione, non dire queste cose vuol dire che chi è in cassa integrazione ed è un capofamiglia monoreddito, di una famiglia monoreddito, e vive in affitto, non è in grado di vivere, non è in grado di mangiare, perché questa è la situazione. E allora noi chiediamo al governo di impegnarsi a cambiare questa situazione, a cambiare i vincoli imposti dall'Unione Europea, a ritrattarli, perché se non si farà questo, noi faremo, non solo i cittadini non arriveranno alla terza settimana, ma non inizieranno neanche la prima tra un po'. E questa è la situazione reale di questo paese. Per cui chiudo dicendo che non è solo una questione di responsabilità, non è solo una questione di cause, ma oggi è una questione di soluzioni. E noi le soluzioni le possiamo trovare, se poi si faranno le scelte giuste, attingendo ovviamente ad un pacchetto di liquidità ed economia che oggi non c'è, perché quei vincoli non ci danno la possibilità. Quindi per cui noi chiediamo al governo di fare meno parole, di fare meno comunicazione, di fare meno attività pubblicitaria da campagna elettorale, ma di andare in Unione Europea e a dire esattamente come stanno le cose. Noi non siamo disposti a far morire di fame i nostri cittadini per quattro burocrati che non conoscono la situazione reale del Paese. Questo lo dico a tutti, compreso all'onorevole Buttiglione che mi ha preceduto prima, perché noi possiamo avere anche una visione romantica dell'Unione Europea, ma prima di tutto dobbiamo pensare ai nostri cittadini che oggi sono alla fame. Questa è la questione. Chiudo dicendo di essere profondamente sorpreso dalla mozione che ha presentato il Partito Democratico, perché è una mozione che non dà impegni al governo ed è la stessa identica mozione che avevate presentato nei primi mesi del governo Letta. E dopo questi mesi di legislatura, nonostante sia cambiato il governo, la situazione reale non è certo migliorata. E non rendersi conto che serve qualcosa in più oggi vuol dire tradire i cittadini. Grazie.